Paddy Fasanella, buongiorno, è un piacere ritrovarti. Buongiorno, grazie, grazie di questo nuovo invito. Allora, la scorsa volta ci siamo incontrati perché hai presentato il tuo libro, che vogliamo ricordarlo, si chiama? Colonia Italia. E contiene un sacco di indicazioni interessantissime sulla storia recente del nostro paese, su come fosse condizionata da, possiamo dirlo, i servizi segreti esteri, in particolare quelli di Sua Maestà. Possiamo dirlo, certo. Hai fatto riferimento ad alcuni documenti che sono presenti e pubblicati nel tuo libro. Ecco, oggi so che ce ne vuoi svelare uno. E questo documento, insomma, a questo punto presentalo tu. Di cosa si tratta? Sì, si tratta di uno dei documenti più inquietanti che Mario José Cereghino ed io abbiamo trovato negli archivi di Stato britannici. È un documento del 1969, tre fogli, e redatto da un alto funzionario dell'IRD. Che cos'era l'IRD? Era lo strumento della propaganda occulta dei servizi segreti e della diplomazia del governo di Sua Maestà britannica. Questo documento è datato gennaio 1969. Il funzionario dell'IRD, che si chiamava Colin McLaren, era appena stato in Italia per un giro di ricognizione sulla situazione politica del nostro paese e si era reso conto che gli strumenti della propaganda occulta fino ad allora usati non avevano ottenuto l'effetto sperato, cioè quello di costringere il governo italiano a fare delle scelte di politica estera favorevoli agli interessi britannici. Ecco, noi rimandiamo ovviamente alla scorsa intervista che abbiamo fatto insieme, che è esaustivissima sull'argomento, però brevemente vogliamo contestualizzare quegli anni, nel 1969? Siamo nel 69, siamo cioè nella fase di profonda crisi del centrosinistra e quindi di apertura di un dialogo tra Aldo Moro e il Partito Comunista di Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer era stato appena nominato vice segretario del partito, quindi si parlava di avvicinamento del Partito Comunista nell'area di governo, ma soprattutto la politica mediterranea italiana si era fatta molto, ma molto più aggressiva, ancora più aggressiva di quella dei tempi di Enrico Mattei. C'era un attivismo italiano, in modo particolare in Libia, dove di lì a pochi mesi un colpo di Stato avrebbe rovesciato la monarchia filo-britannica e avrebbe portato al potere il colonnello filo-italiano Muammar Gheddafi. Ecco. Tutta una lotta geopolitica. In questo contesto arriva questo documento, che ricordiamolo che cosa dice. Questo documento dice sostanzialmente che Colin McLaren invita il suo governo a fare di più. A fare di più in Italia perché il lavoro che era stato fatto negli anni precedenti, come dicevo prima, non aveva prodotto gli effetti sperati, avevano prodotto gli stessi effetti di una pallina di ping pong lanciata contro Golia. Però bisognerebbe fare e invita il suo governo a adottare altri metodi ancora più pesanti. Ovviamente questi metodi non li conosciamo perché parte di questo documento è ancora oggi segretata. Infatti se si guarda il documento che tu mi hai gentilmente inviato, si può vedere che sotto alcuni punti esistono degli spazi bianchi dove chiaramente è stato passato un foglio bianco, una si può vedere innanzitutto che c'è un timbro rosso in cui c'è con la scritta dice, questa è una copia, cioè il documento riversato nell'archivio di Stato di Londra è solo una copia, l'originale è ancora oggi conservato sotto chiave nell'archivio dell'IRD. E in questo documento ci sono alcune parti
oscurate, cioè in questa copia, ci sono alcune parti oscurate, è stato depurato, è stato censurato. I punti sono in particolare, quelli in cui il punto 4, per esempio, quello in cui è visibile la censura a occhio nudo, quello in cui si parla dei contatti occulti tra l'ambasciata britannica a Roma e probabilmente giornalisti o comunque contatti dell'intelligence inglese in Italia. Però i punti più importanti e oscurati sono il decimo e l'undicesimo di questo documento, là dove qui il documento è l'inglese, naturalmente io voglio leggervi la traduzione in italiana integrale perché è davvero inquietante. Ecco, in quei punti si afferma il punto 11, 10 e 11, Colin McLaren dice: le armi da noi fornite, cioè i materiali di propaganda occulta dell'IRDA, hanno ormai un effetto pari a quello prodotto da una pallina di ping pong scagliata contro Golia. Se vogliamo raggiungere qualche risultato, dobbiamo usare altri metodi e sta a noi architettarli. Al contempo, dobbiamo essere certi che l'ambasciatore britannico a Roma e i funzionari di lungo corso della legazione accolgano la tesi secondo la quale noi siamo giustificati a tentare di fare di più, cioè fare di più, passare ad altri metodi e convincere l'ambasciata britannica a non protestare, cioè a non rompere le balle. Ecco, quali erano questi metodi? Questa è la parte del documento che è stata depurata e che quindi è ancora oggi sotto coperta, protetta. Allora, quando arriva questo documento in Italia, poi che cosa succede? Questo documento, dicevo, è del gennaio 1969. Contemporaneamente, nel febbraio, a partire da febbraio, comincia a muoversi un personaggio che è una vecchia conoscenza dell'intelligence britannica sin dalla Seconda Guerra Mondiale, e cioè il principe nero Junio Valerio Borghese, capo della famigerata decima MAS repubblichina. Junio Valerio Borghese progetta un tentativo di colpo di Stato e sulla base di documenti desecretati anche dalle autorità americane che noi abbiamo consultato, emergono contatti continui tra Borghese e le autorità americane, in modo particolare gli addetti dell'ambasciata di Roma, contatti e incontri durante i quali Borghese tenta di convincere gli americani ad appoggiare il suo progetto di colpo di Stato o quantomeno a mantenere un atteggiamento di neutralità. Inizia in quel periodo, proprio dalla primavera del 1969, la stagione delle bombe, perché cominciano a esplodere bombe un po' ovunque in giro per l'Italia, fino a toccare il punto più alto e più drammatico nel 1900, il 12 dicembre del 1969, con la strage nel Piazza Fontana. Piazza Fontana, in una filiale della Banca dell'Agricoltura a Milano. Qui va citato un investigatore molto bravo come il senatore Giovanni Pellegrino, che ha diretto per quasi 7 anni la cosiddetta commissione stragi, ed è arrivato alla conclusione che la bomba di Piazza Fontana era strettamente collegata al progetto di golpe di Junio Valerio Borghese. Piazza Fontana avrebbe dovuto provocare una reazione nel paese, avrebbe dovuto alimentare una domanda d'ordine alla quale
avrebbe dovuto rispondere appunto Junio Valerio Borghese con il suo governo forte. Ma il golpe borghese non andò in porto perché Mariano Rumor, come ha accertato la commissione Pellegrino, si rifiutò di dichiarare lo stato di emergenza che avrebbe innescato il golpe di Borghese. E così il principe Nero, il capo della decima MAS, dovette rinviare il suo progetto di un anno. Che cosa accade tra il dicembre del 1969 e il dicembre del 1970, cioè in questo anno? Accade che Borghese continua, riallaccia i suoi rapporti con l'ambasciata americana, continua il suo pressing presso i rappresentanti americani a Roma, in modo particolare sulla CIA, perché appoggino il suo tentativo. Dirò dopo qual è la risposta americana, ma intanto bisogna dire ai nostri ascoltatori che la notte dell'Immacolata, cioè la notte dell'8 dicembre del 1970, Junio Valerio Borghese arrivò a un passo dalla conquista del potere. 45 anni fa. Sì, esattamente 45 anni fa, perché i suoi uomini penetrarono nel Ministero dell'Interno, saccheggiarono l'armeria del Ministero dell'Interno, stavano per penetrare anche nel Palazzo del Quirinale per sequestrare il Presidente della Repubblica dell'epoca, Giuseppe Saragat, per costringerlo ad affidare l'incarico di formare un nuovo governo militare golpista a un uomo di Borghese. E gli uomini di Borghese, altri uomini di Borghesi, stavano già per penetrare anche nella sede della RAI, da dove Borghese avrebbe dovuto annunciare la lista del nuovo governo golpista. Ma addirittura d'arrivo quel tentativo di Borghese si bloccò. Questo è rimasto un mistero per molti decenni. Non si è mai capito perché quel tentativo venne bloccato proprio sul filo di lana. Una risposta oggi, una risposta possibile oggi c'è e ci arriva ancora una volta dai documenti americani desecretati di recente, uno in particolare, quello in cui l'addetto militare dell'ambasciata americana a Roma, James Clavio, fa un lungo resoconto dei contatti tra borghesi e gli americani e alla fine invita l'amministrazione americana a mollare Borghese, perché dietro Borghese, dice testualmente James Clavio, c'è l'intelligence britannica. Ora, nessuno può dire con certezza matematica che dietro la strage di Piazza Fontana e dietro il tentativo di golpe di Borghese ci fossero gli inglesi. Ma gli indizi sono veramente robusti, robusti e inquietanti, tenuto conto anche del fatto che una settimana prima che esplodesse la bomba a Piazza Fontana, la stampa inglese, alcuni giornali britannici parlarono già di quello che sarebbe, anticiparono di una settimana non solo quello che sarebbe avvenuto di lì a poco, ma ne diedero addirittura la chiave di lettura, cioè un depistaggio preventivo che dura fino a oggi, perché in base
a quello che scrissero i giornali inglesi addirittura una settimana prima della strage di Piazza Fontana, ebbè, noi continuiamo a pensare che quella fu una strage di Stato compiuta dallo Stato italiano e dai suoi apparati deviati, mentre il quadro che emerge è molto, ma molto diverso ed è quello di una strage con ogni probabilità commissionata e di un tentativo di colpo di Stato commissionati dall'intelligence britannica alle loro alle sue quinte colonne interne italiane, cioè non una strage di Stato, ma una strage contro lo Stato italiano per la sua politica mediterranea e per l'evoluzione della sua politica interna di apertura al Partito Comunista. Ecco, io vorrei alla fine rivolgere un appello innanzitutto all'ambasciata britannica a Roma perché faccia pressione sul proprio governo affinché le parti ancora oggi secretate di questo documento vengano rese pubbliche. Ma siccome ho qualche dubbio che da parte britannica possa venire una decisione così illuminata, allora faccio appello anche agli italiani, alle associazioni, alle tante associazioni delle vittime sorte dopo la strage di Piazza Fontana perché facciano a loro volta pressione sulle autorità britanniche, sulle autorità italiane, sulla stampa che continua scandalosamente a tacere su questo punto. Facciano pressione anche i giornali, gli opinionisti e gli intellettuali perché gli inglesi desecretino questa parte del documento e ci aiutino a capire se loro hanno avuto o no, come noi pensiamo, un ruolo nella strage di Piazza Fontana e nel tentativo di golpe di Junio Valerio Borghese. Dovrebbero fare pressione anche i blogger, l'informazione libera e indipendente in rete, chi gestisce i social media. Visto il silenzio, ripeto, scandaloso, vergognoso della stampa italiana, io mi rivolgo anche ai blog, all'informazione della rete, perché può fare davvero molto, perché a sua volta faccia circolare questo documento e eserciti la sua pressione, perché questa parte della storia italiana non può davvero continuare a rimanere oscura.